Torna a San Giorgio a Cremano il premio Massimo Troisi, prestigioso osservatorio sulla comicità, giunto alla 19ª edizione. Quest'anno la firma la porta il direttore artistico Gino Riviecio, attore e regista di vasta esperienza che ha messo a punto un programma di grandi ospiti nel segno della cultura e del divertimento. È un premio quest'anno molto diversificato, va a là, insomma, accontenta tutti, arriva a casa della gente, a casa dei sangiorgesi, perché non sarà, è un premio itinerante, non sarà in una sola sede. Stasera siamo a Villa Vannucchi, ieri sera stavamo a Villa Dufarelli, domani sera saremo al Parco Troisi e poi avremo sabato, venerdì e sabato, le due serate finali al Parco Morgese in via Manzoni. Quindi per dire che è un premio itinerante che accontenta tutti, anche nella scelta non solo delle location, ma anche nella scelta degli artisti. Stasera abbiamo Dario Vergassio, che sarà l'attrazione della serata insieme ai tre concorsi, la scrittura comica, il corto comico e la scrittura teatrale, che sono i tre concorsi in Dizza stasera. Domani sera saremo al Parco Troisi con la musica napoletana, i comici napoletani, e ospite sarà Andrea Sannino. Martedì una serata bellissima qui a Villa Vannucchi dedicata alle Ghiere Onoschese, un altro che non dobbiamo dimenticare, che amava San Giorgio ed è sepolto a San Giorgio con degli imitatori. Quindi sarà una serata ricca di voci, di travestimenti, di imitazioni. Gli ospiti saranno Emanuela Aurelio e Lino D'Angiò. Mercoledì il teatro di Edoardo Tartaglia e Veronica Mazza qui alla Villa Vannucchi. Giovedì avremo il concorso comico, quindi scopriremo i nuovi comici che abbiamo selezionato. Saranno 9 i semifinalisti da tutta Italia e l'ospite sarà un papà della comicità, Vittorio Marsiglia, un grande macchiettista. E poi avremo Laura Di Mauro, un'attrice romana bravissima. Venerdì il concerto di Serena Utieri al Parco Morgese. Sabato il gran gala finale con Dario Ballantini di Striscia Notizia ospite, Michele Zarrillo, Giorgio Panariello con un premio alla carriera e Francesca Marini, e con la finale del concorso attore comico. Come vedete, ce n'è per tutti i gusti. Insomma, noi ci siamo divertiti e anche il pubblico si è divertito, a giudicare da come ha reagito ieri sera nella serata inaugurale col talk show dedicato a Massimo e con l'esibizione del Cinquetto, questi cinque violinisti del Teatro San Carlo di Napoli, che hanno dato vita a una performance straordinaria, esilarante. Quindi grazie, vi aspettiamo. Tutte le serate sono a ingresso gratuito, non si paga. E di questi tempi non è poco, quindi ingresso libero fino a esaurimento posti. Vi aspettiamo, fra poco si comincia qui a Villa Vannucchi. Ciao. Grazie. Buonasera. Che bella presentazione. È dovere mio. Mamma mia. E poi mi lasci l'Iban, te faccio un bonifico, Ti rimani ringrazio, ma stai comodo, Francesco. Ben trovato, allora, direttore. Allora, prima serata, ieri sera, complimenti grande. per la mix, E faccio quello che direi. posso. Io conservo sempre Sì. l'abitudine di mettere una bicicletta quando faccio le serate al Premio Troisi, perché. Eventi, concorsi, musica, comicità saranno gli ingredienti principali di questa kermesse che darà la possibilità a nuovi attori comici emergenti di essere giudicati da una giuria di qualità e concorrere così ad ambiti premi e riconoscimenti. Palcoscenico del premio saranno diverse piazze e spazi della città ai piedi del Vesuvio per un festival itinerante che darà a tutti la possibilità di partecipare in modo gratuito. Quello che abbiamo visto fino adesso in realtà è una benemerita, cioè, manifestazione che premia questi ragazzi che sono veramente alcuni dietro le quinte, a parte gli attori e i registi che forse non hanno più, ma ci sono gli autori. Che ci azzecco io, direte voi? Non lo so neanche io, mi hanno invitato, sono gentili, tutti gli organizzatori mi conoscono perché sono molto, molto bravi come sempre stati gentili, quindi mi hanno chiamato. E non so perché neanche io sono qua, però il premio è molto serio, visto che premia un sacco di gente brava su sceneggiature, scritture, corti. Forse corti e comici hanno pensato a un corto e un comico, e sono io. E forse pensavano a un corto comico, e adesso sono qua. Se serve uno corto, comico, boh.